quanto mi costa in soldoni, quanti watt mi costa guadagno. Guadagno 100 watt, 100 watt nella posizione aerodinamica e ne perdo 50 nella scomodità della mia posizione, perché è una posizione scomoda che mi fa perdere mi fa consumare più energia. Quindi vediamo un attimo di fare due considerazioni. A 40 km all'ora, a 40 km all'ora qua mi chiamano. Vediamo un po'. Ecco. Sì, pronto? Sto facendo un video adesso, perché non potete disturbarmi durante la mia attività lavorativa, eh? Vi richiamerò più tardi, adesso sono impegnato con un video. Arrivederci. Poi potrete vederlo pubblicato su YouTube fra poco, eh? Siamo in diretta. Allora, scusate se ho interrotto così la telefonata, ma era molto importante questo video che stavo facendo. E quindi ritorniamo, 40 km all'ora, io ho, pensate, il 90% dell'energia va sprecata in resistenza con l'aria. 90% dell'energia. Quindi se io andassi nella cyclette, immaginate il 90% di energia la butto perché mi viene consumata. Devo vincere, devo superare la resistenza con l'aria. E quindi vediamo un po' le tre posizioni delle mani: mani alte, mani basse e posizione mani a cronometro. Passando dalle mani alte sul manubrio alle mani basse, ho un risparmio energetico del 20%. Passando nella posizione ancora a cronometro, ho rispetto alle mani basse un ulteriore risparmio del 15%. Della resistenza all'aria, quindi ho ancora un 15% in meno di resistenza all'aria. E quindi in totale è stato stimato che a 40 km all'ora io ho un guadagno di 100 watt, quindi ne spreco 50 nella posizione, ma ho un guadagno di 100. E quindi io posso guadagnare, rispetto alla mia posizione da stare dritto sul manubrio e pedalare a stare giù in curva, posso guadagnare un 5 km all'ora. 5 km all'ora in macchina non so niente, ma in bicicletta, in un'ora di bicicletta, sono diciamo quasi 6 minuti. 5 km. Arrivo 6 minuti prima nei miei 40 km di bici.